Luca Fazzini, una bella vittoria e soprattutto la tua linea sta facendo, ormai da tante partite, sta facendo la differenza. Sì, sicuramente era importante ritrovare la vittoria dopo due sconfitte di fila. Bisogna dire che sia contro lo Zug sia contro il Davos c'è stata la prestazione, però non sono arrivati i punti. Quindi c'era un po' di rabbia da parte nostra. In più arrivava una Schua che è in fondo alla classifica. Quindi era obbligatorio vincere questa sera. La squadra ha giocato abbastanza bene, tre punti importanti. Giocare con due stranieri, Morini Morini Arcobello, ma Morino è uno straniero, ormai sei diventato l'unico svizzero in quella linea. No, abbiamo un buon feeling tra linee, comunque nel mix giusto, perché comunque Morini è uno che lotta molto, ricopre un sacco di dischi. Arco il playmaker, io sono quello che dovrebbe finalizzare, stanno bene, l'ultima partita abbiamo sempre trovato i gol. È importante avere quattro linee che danno il proprio contributo a livello realizzativo e al momento saranno abbastanza bene. Sicuramente ci sono dei punti da migliorare, ma questo arriverà prima dei playoff. Il primo tempo la squadra di Vauclair aveva un po' bloccato, forse quel gol dell'1-1 mi aveva un pochino frenato. Ma sicuramente hanno tanto entusiasmo, abbiamo visto che comunque le ultime due partite hanno vinto contro lo Zurigo e quasi vincono anche contro il Berna, quindi è una squadra sicuramente diversa e Vauclair sta facendo un ottimo lavoro e si è visto già questa sera che sono entrati con uno spirito diverso sul ghiaccio, però noi siamo riusciti a iniziare benissimo, poi sicuramente l'1-1 non ci ha demoralizzato, anzi ci ha dato ancora più grinta e poi abbiamo chiuso la partita nel secondo tempo. È importante a questo punto non mollare e proseguire sempre di più e ne portare a casa i risultati da qui alla fine, d'arrivo al senso. Sì, sicuramente, adesso abbiamo ancora, se non sbaglio, quattro partite prima della fine, dobbiamo metterci il cuore, vogliamo riuscire ad arrivare più in alto possibile, siamo consapevoli che probabilmente faremo i playoff, però questo sicuramente ci dà tanta energia per prepararci al massimo. Senti, il Lugano, io guardavo un po' le statistiche, attualmente aveva fatto le stesse vittorie e sconfitte qui alla Corner Arena. Da cosa è dovuto? Da tanti punti persi a Lugano, qui in casa. È un campionato difficile, abbiamo visto, come ho detto prima, settimana scorsa lo Zurigo ha perso contro la Schua, quindi sono tutte partite molto tirate. Sicuramente c'è un po' di rammarico per l'inizio di stagione dove non siamo riusciti a trovare quelle vittorie che adesso non ci fanno stare tranquillissimi a livello di classifica, però è passato. Adesso pensiamo al presente, adesso dobbiamo recare le batterie, andiamo a giocare contro un'avversaria diretta a Losanna, quindi dobbiamo riuscire a fare tre punti. Preferisci incontrare nei fra Losanna o il Ginevra Servette? Adesso è presto, può succedere ancora di tutto. Noi vogliamo focalizzarci sulla regular season, vogliamo riuscire a finire più in alto possibile, poi che arriva non c'è differenza. Comunque se vuoi arrivare a vincere il campionato devi battere tutti, quindi fa niente la squadra che ci attenderà ai playoff. Ti ringraziamo e complimenti per la vittoria. Grazie, grazie a voi.